SIGEP 2018, siamo allo stand della torrefazione Pascucci S.P.A., una torrefazione che ha oltre un secolo di storia. Ce lo facciamo raccontare dall'amministratore delegato dell'azienda, che è qui accanto a me e si chiama Mario Pascucci. Mario, benvenuto dinanzi agli schermi di orecatv.it. Grazie, grazie tante. Quando nasce la torrefazione Pascucci, che oggi è una realtà molto consolidata? Ma la storia è piuttosto lunga, no? Però la torrefazione vera e propria la industrializza papà, il babbo, quando alla fine degli anni 50 abbandona il commercio di altri alimenti e si dedica solamente al caffè. Quindi impianta una torrefazione vera e propria con i sistemi di confezionamento e si mette sul mercato in quel momento lì, in modo significativo. La svolta però avviene negli anni 70. Sì, diciamo che all'epoca venivano serviti dei grossisti, facevano attività di commercializzazione tradizionale, chiamiamola quella organizzata con i distributori. E in un momento poi di cambiamento, di crisi, c'è stata una svolta decisiva che ha portato il babbo a decidere di fare tanti clienti piccoli piuttosto che dei soli clienti grandi. E questa è stata la vera svolta, perché poi lo ha portato sul mercato. Siamo noi cresciuti, entrati sul mercato con la conoscenza delle necessità dei punti vendita, ed è cresciuta l'azienda, è cresciuta anche la nostra conoscenza sulla necessità del punto vendita. Alla terza generazione, che tu degnamente rappresenti, penso che tuo nonno sarebbe molto orgoglioso di come stai guidando il marchio Pascucci. Voi avete inserito più progetti negli ultimi anni, uno tra questi è il negozio in franchising. Sì, diciamo che in un momento in cui il mercato del caffè italiano stava soffrendo a livello internazionale, perché mi ricordo andavo a vendere del caffè negli Stati Uniti e l'unico cliente al quale ci potevamo proporre era comunque il ristoratore italiano emigrato, e in quel punto vendita, in quel ristorante, eravamo a vendere il caffè il solito, no? C'eravamo noi e altri decine di torrefattori italiani. Lì ci siamo resi conto che il mercato andava un po' sconvolto e abbiamo deciso di investire su dei punti vendita diretti, che abbiamo fatto dei negozi di veri e propri coffee shop all'italiana, comunque pensati per un mercato internazionale, pensati per un investitore internazionale, pensati per dare un concetto completo a chi volesse investire in questa attività, dandogli dal progetto alle ricette, ricettazioni, e parlare un linguaggio molto giovane, cercando di colpire soprattutto dai 30 in giù, via, ecco, un pubblico che è quello, il pubblico internazionale, che è più attento alle novità. Tra le mani tu hai una bottiglietta, che cos'è? Ma questo è un cold brew, una bevanda al caffè fredda che si fa con un'estrazione a freddo, ed è, diciamo, uno dei prodotti di innovazione sul quale puntiamo quest'anno, soprattutto alla spina. È una novità che introduciamo adesso nei nostri coffee shop, la introdurremo in alcuni parchi tematici, negozi specializzati, però il feedback sembra positivo, almeno qui dalla fiera è estremamente positivo. Adesso vedremo poi sui punti vendita la risposta del cliente. Ecco, appunto, tu l'anno scorso hai presentato questo prodotto in bottiglia, ha avuto il successo che voi vi aspettavate e oggi proponete questo prodotto in formato alla spina. I feedback in questi giorni, mi dicevi, sono abbastanza positivi. Qual è il mercato a cui è destinato, oltre alle gelaterie, alle pasticcerie e tutti quelli che sono a contatto con il pubblico? Sì, diciamo tutte quelle attività che usano la spina, no? Che spinano una bevanda fresca al momento. E il vantaggio è che il caffè diventa bello schiumoso, quindi una tessitura di crema bella sottile,
e hai una sostituzione dei, puoi avere una sostituzione del caffè shakerato piuttosto che bevande più lunghe e grandi con ghiaccio. La cosa interessante è che il prodotto, oltre ad essere molto buono, ha il vantaggio che abbatte molto i costi di produzione, quindi l'operatore, il barista non si trova più a spendere tanto tempo per fare uno shakerato che poi dovrebbe vendere purtroppo in Italia lo scontrino medio e basso per questo tipo di prodotti. Andrebbe, se facciamo il conto, quanto dovrebbe essere venduto uno shakerato, dovrebbe essere sui 5 euro, ma la media nazionale è sotto i 2 euro, no? Quindi ecco, un sostitutivo di questo tipo di prodotto per arrivare sul mercato e avere possibilmente anche un profitto importante. Mario, per chi è dall'altra parte desidera entrare in contatto con voi, voi per il progetto del punto vendita in franchising, voi per avere maggiori informazioni sul caffè, voi per i prodotti cold brew sia in bottiglia che alla spina, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per avere maggiori informazioni e magari, perché no, creare una partnership con voi? info@pascucci.it è il sito aziendale dove c'è sempre una risposta per tutti i mercati, quindi che sia un cliente italiano, un cliente straniero, all'info trova la risposta adeguata. E allora grazie intanto per la tua disponibilità, i miei complimenti per la maestosità e la bellezza, l'eleganza di questo stand che è davvero fra i più belli di questo SIGEP 2018. Saluta gli amici di Oreca TV. Ciao, grazie Oreca TV, grazie tante. E grazie a te per la disponibilità. Amici, non andate via perché abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi qui al SIGEP 2018.